Ciao a tutte, mi chiamo Valentina Cesare e sono una dottoranda al terzo e ultimo anno in astrofisica presso l'Università degli Studi di Torino e adesso vi racconterò un pochino del mio viaggio nell'ambito della fisica. Allora, io ho deciso di fare fisica fin da quando ero molto piccola, perché ad esempio quando facevo le scuole elementari mi divertivo a leggere e rileggere un libro sui pianeti, non so quante volte l'avrò letto, che appunto mi affascinava molto. E poi il contributo dei miei genitori è stato determinante nella mia scelta di fare fisica, perché loro mi hanno sempre molto ispirata e incoraggiata, perché sono entrambi fisici, entrambi scienziati come me. E quindi in casa nostra si è sempre respirata molta fisica, fin da quando ero piccola. E addirittura mia mamma mi parlava di relatività generale quando ero solo una bambina, quindi chissà, magari mi è entrato qualcosa in testa grazie a lei fin da allora. Io attualmente sono molto appassionata e mi occupo nel mio lavoro, nella mia ricerca di galassie. E per me il mio lavoro non è solo un lavoro, ma è anche un divertimento, una passione, perché l'idea appunto di studiare le galassie, di puntare lo sguardo oltre al pianeta Terra e di pensare che magari mentre studio il moto di queste galassie all'interno possono viverci delle civiltà che sono diverse dalla nostra, è molto affascinante, stimola ancora di più la mia curiosità. Quindi adesso vi spiegherò in parole povere di cosa mi occupo nel mio lavoro. Io attualmente sto cercando di rispondere a una delle domande più importanti che sono ancora aperte nell'ambito dell'astrofisica, ovvero cercare una soluzione al problema della massa mancante. In pratica, i moti delle galassie non possono essere spiegati solamente grazie alla massa, alla materia che noi conosciamo, quindi alla materia ordinaria. E a questo problema esistono due possibili soluzioni. O aggiungiamo massa, che viene chiamata materia oscura, perché appunto non la vediamo e non riusciamo a rilevarla con i metodi tradizionali, oppure grazie a una modifica della legge di gravità. Io in particolare mi occupo della seconda soluzione e quindi spero di riuscire a dare una risposta, a dare un contributo importante a questa domanda attualmente ancora aperta. Secondo me è molto importante che le donne intraprendano una carriera scientifica, perché appunto, se voi notate nei libri di storia, purtroppo sono troppo pochi i nomi di donne scienziate che spiccano. E questo perché? Perché non erano capaci, perché erano meno intelligenti rispetto agli uomini? E la risposta non è così, loro sarebbero state esattamente ugualmente capaci degli uomini, solo che purtroppo non era stata data loro un'opportunità. Sono pochi i nomi che potete trovare appunto tra le pagine dei libri di storia di scienziate donne, come ad esempio Marie Curie o l'astronauta Valentina Tereshkova, l'astronoma Vera Rubin, ma queste poche donne hanno fatto veramente fatica ad arrivare nella posizione in cui si sono trovate. E quindi perché fare questa fatica? Ecco, sarebbe come avere un pianeta e sfruttarne solamente le risorse per metà. Cioè, perché dovremmo sfruttare solamente le risorse degli uomini per fare scoperte nell'ambito scientifico. Pensate un po' a quante possibili scoperte, a quanti possibili obiettivi non sono stati raggiunti perché alle donne non è stato consentito di intraprendere uno studio nell'ambito scientifico. Quindi voi che avete la strada spianata rispetto a queste donne del passato, non arrendetevi e cercate appunto di fare la differenza, perché potete sicuramente farla. Se io appunto avessi l'opportunità di tornare indietro, farei esattamente la stessa cosa che ho fatto adesso. Quindi io sono soddisfatta delle mie scelte, direi a una versione più giovane di me: non ti arrendere mai, e anche se a volte lo studio ti sembrerà tanto, ti sembrerà pesante, sarai stanca, fidati, non ti arrendere, continua così, perché la soddisfazione sarà anche tanta e capirai senz'altro che ne è valsa la pena. Io vi chiedo di non arrendervi, se qualcuno vi dirà che non siete capaci, voi non credetegli perché non è vero e inseguite sempre i vostri sogni, perché seguire i vostri sogni è sempre la strada giusta, vi porterà verso un futuro. Quindi vi auguro un futuro brillante nell'ambito della scienza e spero che il mio discorso possa avervi positivamente ispirate. Ciao!